Avevo un cane nero, il suo nome? Depressione. Quando arrivava, io mi sentivo vuoto, la mia vita rallentava. Mi sorprendeva in qualsiasi momento, senza un motivo. Mi faceva sentire e sembrare più vecchio. E quando il mondo si godeva la vita, io la guardavo con gli occhi del cane nero. Quello che mi divertiva perdeva di senso e interesse. Gli piaceva togliermi l'appetito. Si mangiava la memoria, la mia concentrazione. Fare delle cose o uscire di casa richiedeva uno sforzo sovrumano. E quando stavo bene con gli altri, lui fiutava la mia fiducia e rovinava tutto. A causa del pregiudizio e dello stigma del cane nero, avevo paura che la gente se ne accorgesse. Ero terrorizzato dal giudizio e usavo un'enorme energia per mascherare tutto. Mentire a se stessi è una cosa estenuante. Mi faceva pensare e dire cose negative. Mi rendeva scontroso e irritabile. Era difficile starmi vicino. Mi rubava l'amore e mi seppelliva l'intimità. Gli piaceva svegliarmi nel cuore della notte con pensieri negativi e ripetitivi, ricordandomi quanto sarei stato stanco il giorno dopo. Avere un cane nero nella vita non è come sentirsi giù, tristi, sconfortati. Ci si sente completamente vuoti. E più diventavo vecchio, più lui diventava grande, standomi sempre addosso. Cercavo di scacciarlo in tutti i modi, ma il più delle volte vinceva lui. E rialzarsi era sempre più difficile. Allora diventai bravo nell'automedicarmi, ma non era quella la soluzione. Alla fine mi ero isolato da tutto e da tutti. Era riuscito a rubarmi la gioia di vivere e senza quella metti in dubbio il valore della vita stessa. Fortunatamente capì che era arrivato il momento di chiedere un aiuto professionale e quello fu l'inizio della svolta, il primo passo verso il recupero. Non importa chi tu sia, il cane nero può colpire milioni di persone. Lui non guarda in faccia a nessuno. E non esistono pillole magiche. Ah, certo, i farmaci aiutano, ma altri potrebbero aver bisogno di un approccio diverso. Ho imparato che essere emotivamente sincero con le persone a cui tu tieni può segnare una svolta decisiva. E ho smesso di aver paura del cane nero. Anzi, qualche volta gioco anche a fargli qualche scherzetto. Più stanco e stressato sei, lui più forte abbaia, quindi impara ad avere una mente calma e libera. Pratica l'esercizio fisico. È utile sino alla depressione moderata, quanto gli antidepressivi è scientificamente dimostrato. Quindi cammina, corri e lascia indietro il cane nero. Annotare i tuoi stati d'animo, le cose a cui tu tieni su un diario, può essere catartico e liberatorio. E ricorda, non importa quanto possa far male, ma se inizi nella maniera giusta, i giorni del cane nero possono passare e passeranno. Non posso dire di essere grato al cane nero, ma è stato un insegnante straordinario. Ho dovuto riesaminare e semplificare la mia vita. Ora non scappo più di fronte ai problemi. Li affronto, li abbraccio. Il cane nero forse farà sempre parte della mia vita, ma non sarà più la bestia che era prima. Ci siamo messi d'accordo. Con perseveranza, consapevolezza, disciplina, umorismo. Anche dal peggior cane nero si può guarire. Se stai male, non aver paura a chiedere aiuto. Non c'è vergogna o peccato nel farlo. L'unico peccato è vedere la tua vita scorrere via.